Candidamente, podcast attorno al project management realizzato dal branch Lombardia del Project Management Institute, Northern Italy Chapter. Benvenuti a tutti e bentornati per chi già ci ascolta. Sono Valerio Casalini, direttore del branch Lombardia del Northern Italy Chapter del PMI. In questo episodio parliamo di modelli manageriali, cercando di applicare alcuni concetti sviluppati nell'ambito del management aziendale anche alla gestione di un progetto. Abbiamo con noi il professor Alberto De Toni, presidente della Fondazione Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché autore di numerosi articoli e testi su temi del management d'impresa. Il professor De Toni ha già contribuito in passato a iniziative del PMI. Gli chiederei comunque una breve presentazione personale. Intanto ben trovati a tutti e grazie appunto a Valerio Casalini per questa attenzione. Allora, il mio nome lo sapete, io sono padovano di Nestre di studi e dopo il liceo scientifico ho fatto ingegneria chimica. Una volta laureato ho lavorato presso l'ENI Ricerche a Milano e altri gruppi industriali, poi dall'84-86 mi sono iscritto al primo ciclo di dottorato di ricerca, l'ho fatto in scienza dell'innovazione industriale. Poi ho fatto tutta la carriera accademica come ricercatore, professore associato, professore ordinario, dopo presidente del corso di laurea in ingegneria gestionale, preside di facoltà, poi rettore e adesso ho fatto prima il segretario della conferenza dei rettori, adesso faccio il presidente della fondazione della conferenza dei rettori italiani. Mi sono sempre occupato di management, e ho tutta una serie di esperienze in ambito anche di imprese e da circa 15 anni mi sono intrigato sugli studi della complessità e quindi studio sempre il management sotto questa prospettiva che io reputo molto feconda. Bene, grazie professor De Toni e complimenti per la sua carriera. Ecco, partirei proprio dalla complessità. Io ho letto alcuni suoi articoli in cui parla di modelli manageriali e in particolare mi ha colpito la distinzione tra modello manageriale classico e complesso. Può spiegare brevemente il significato e dire anche se questi stessi approcci si possono applicare anche all'ambito della gestione di un progetto? Ma allora, io nell'ambito di queste riflessioni dentro le scienze della complessità, alla fine mi sono convinto che tutta, diciamo, l'imprinting manageriale classico è basata sulla pianificazione e il controllo, no? Il libro di Anthony, un libro storico dove sostanzialmente si immagina un ambiente abbastanza stabile, dove c'è un vertice, quindi l'organizzazione è una mente, dove bisogna pianificare e controllare, e dove gli operai, gli addetti svolgono compiti, dove c'è insomma sostanzialmente una ricerca di stabilità. Questa è sostanzialmente, in soldoni proprio eroici, tutto il management classico. La realtà è un po' diversa, perché non è vero che gli ambienti sono stabili, ma sono turbolenti. Non è vero che diciamo, per avere successo basta una sola mente, ma abbiamo bisogno di organizzazioni a molte menti. Non è vero che il management, quello vero, è pianificare e controllare, ma è invece creare contesti di partecipazione per sostanzialmente avere la disponibilità delle intelligenze che sono distribuite dentro le organizzazioni e quindi andare verso sostanzialmente un'organizzazione a molte menti. Quindi un management che invece che fondarsi su delle regole e dei piani è fondato sostanzialmente su una visione condivisa e su un'azione che è volta sostanzialmente a creare nuove situazioni. Quindi una visione abbastanza dinamica dell'impresa, quindi non più orientato a un'efficienza statica, ma a un'efficienza dinamica. Ecco, tutto questo sostanzialmente a me piace chiamarlo appunto un modello di management complesso, cioè accettare la complessità come caratteristica dei nostri tempi. E se mi consentite una metafora,
Noi possiamo paragonare la complessità, ad esempio, all'acqua di una piscina. Se noi vogliamo affrontarla in una logica, diciamo, una logica complessa, dobbiamo immergersi nell'acqua. Se invece vogliamo affrontarla con una logica classica, la cosa più semplice è abbassare il livello dell'acqua e sostanzialmente attraversare la piscina passeggiando sulla poca acqua rimasta. Questo ovviamente è una stabilità, ma in due dimensioni. In realtà noi dobbiamo immergersi nell'acqua perché non si può imparare a nuotare fuori dall'acqua, neanche col manuale, bisogna immergersi dentro. Quindi la tesi è che il mondo è troppo complesso per essere ingabbiato in un sistema di piani, procedure, modalità. Bisogna immergersi nella realtà, fare delle esperienze, comprenderla ex post e imparare a nuotare. Quindi sostanzialmente manager complesso significa accettare la complessità del mondo e avere delle logiche di adattamento e non di controllo. Bene, quindi prendendo a riferimento questi due modelli, il classico e il complesso, e cercando di continuare in questo parallelismo tra gestione di un'azienda e gestione di un progetto, può portare degli esempi di casi reali tratti dalla sua esperienza, magari più recente, di aziende o di progetti all'interno delle aziende che secondo lei sono gestiti secondo il modello classico e invece altri secondo il modello complesso? Allora, io insegno a Udine e ho, diciamo, vicino a me, diciamo, la sede a Monfalcone della Fincantieri. Quindi abbiamo proprio anche recentemente, con la mia dottoranda di ricerca, abbiamo lavorato con la Fincantieri, studiandosi, diciamo, sette grandi progetti. Vi do soltanto dei numeri. Una nave da crociera della Fincantieri viaggia intorno a tra 800 milioni e 1 miliardo di euro. Tanto per darvi un'idea della VBS, abbiamo 100.000 attività e il tempo medio, diciamo, di consegna della nave sono circa 3 anni, cioè da quando parte la progettazione, poi partono gli acquisti, poi parte la produzione. Quindi una realtà di una complessità estrema. Noi siamo andati a studiare sostanzialmente questa realtà. E abbiamo visto che non c'è procedura che tenga, nel senso che ci vogliono degli strumenti di pianificazione e controllo, ma in realtà non sono questi che sono capaci di gestire la complessità. Quindi una complessità che adesso, nel tempo durante l'intervista, spiegherò meglio, però sostanzialmente c'è un filo rosso che governa l'approccio ed è quello dell'apprendimento continuo sul campo e la condivisione di conoscenza. Cioè, in pratica, se dobbiamo dire in poche parole come fa la Fincantieri a gestire contemporaneamente progetti così complessi, portandoli a consegna e guadagnandoci, è perché è riuscita nel tempo a creare un contesto dove c'è un'organizzazione che apprende, divisa in gruppi, sottogruppi, e soprattutto un'organizzazione che condivide la conoscenza. La fa in maniera estremamente versatile, con comunità di pratiche, con comunità di apprendimenti, con dei capi che assumono appunto dei ruoli non di leader del progetto, ma di costruttori di contesto. Ecco, la variabile chiave è costruire dei contesti dove a regime tutti diventano self leader e questa è la differenza fondamentale. E allora uno dice: vabbè, ma allora cosa fa il capo progetto? Il capo progetto crea l'energia del cambiamento, perché un sistema lasciato da solo non è vero che si auto-organizza, va in anarchia. Quindi ci vuole una visione, ci vuole un accompagnamento, ci vuole un sistema di valori, cioè tutta una serie di attività che uno dice: ma cosa ha a che fare col progetto? Beh, sono centrali, sono addirittura la premessa del progetto. Poi si vogliono le technicalities, ma in tutta franchezza le technicalities si fanno con la mano sinistra. Quindi i progetti complessi esistono, ci sono aziende capaci di gestirli e la Fincantieri è uno di questi. Molto chiaro quello che ha detto e molto, molto calzante, credo, come esempio di complessità. Un altro spunto che mi piacerebbe analizzare, che ho letto in uno dei suoi articoli e che in parte ha anticipato in quello che ha detto, è quello dell'auto-organizzazione.
Io una definizione che ho letto molto sintetica ma anche molto chiara è la seguente: la capacità di risposta senza ricorrere a gerarchia o meccanismi di coordinamento. La ripeto, capacità di risposta senza ricorrere a gerarchia o meccanismi di coordinamento. Mi è piaciuta perché è molto sintetica, però dà immediatamente il senso. Ecco, può spiegare meglio questo concetto, sempre cercando poi di continuare nel parallelismo appunto con cui è iniziata la nostra chiacchierata, cioè dire se questo principio si può applicare anche ai team che lavorano sullo stesso progetto. Allora, il tema dell'organizzazione viene da lontano. Per essere estremamente sintetici, c'è un bel libro scritto da Steven Strogatz, che è un matematico, classe 59, alla Cornell University, il quale ha fatto un libro intitolato Sincronizzazione. Lui studia i comportamenti di pesci, uccelli e spiega come la formazione di branchi e di stormi sono legate a delle regole semplicissime. La prima regola è che i singoli sono consapevoli solo di chi gli sta più vicino. La seconda regola è che ogni individuo tende ad allinearsi nella direzione media. La terza è che gli individui mantengono una distanza pari alla lunghezza del proprio corpo, i pesci, 3-4 volte il loro corpo, gli uccelli. Quarto, quando arriva un predatore, si salvi chi può. Bene, queste quattro micro regole sono quelle che danno vita ai comportamenti anche estremamente belli da vedere degli stormi. Quando si avvicina al falco pellegrino, molti occhi vedono più di uno, il primo che lo vede comincia a scattare, cioè applica la regola 4, improvvisamente gli altri che gli sono vicini applicano la regola 2 e sostanzialmente la regola 3. Risultato, stando insieme, stando in storm, stando in banchi, aumenta la probabilità di sopravvivenza. Quindi, diciamo, l'applicazione di regole semplici dà vita a comportamenti complessi, ad esempio lo stormo o il banco, che sono fonte di sopravvivenza. Qual è la tesi finale, quindi? Che la generazione di complessità è, diciamo, strutturale alle specie, cioè le specie viventi, vedi gli uccelli, generano complessità, in questo caso del volo, per aumentare le loro probabilità di sopravvivenza. La stessa cosa succede nelle imprese. Le imprese, per competere, generano complessità allargando la gamma, customizzando. Quindi la complessità nel mondo cresce sempre. Questa complessità generata da chi si vuole difendere è una complessità cosiddetta amica, viene generata proprio per proteggersi. Chi la subisce invece vive una complessità nemica. Quindi nel mondo voi avete sempre questa coevoluzione tra chi genera complessità. Facciamo un altro esempio. I moscerini volano in maniera discontinua per mettere in difficoltà la rana, la quale conosce la trigonometria, e si papperebbe tutti i moscerini. Quindi i moscerini danno discontinuità del volo per aumentare la propria sopravvivenza. La rana come fa? Coevolve e improvvisamente sviluppa una saliva vischiosa per poter acchiappare meglio i moscerini. Quindi cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che i processi di auto-organizzazione esistono sostanzialmente, nascono dall'applicazione di microregole che sono addirittura nelle specie animali, sono addirittura codificate nel DNA, mentre nelle società l'auto-organizzazione esiste da sempre. Tutte le rivoluzioni politiche sono auto-organizzate, non sono top-down, sono bottom-up. L'auto-organizzazione esiste nella società, esiste anche dentro l'organizzazione. Il problema è quindi di non opporsi ai processi fisiologici di auto-organizzazione, ma viceversa, di farli diventare proattivi per il bene dell'organizzazione. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che l'auto-organizzazione non vuol dire autogestione. La gestione è un fatto di tecniche, l'organizzazione invece è un fatto di visione, di sistemi di valori, eccetera. Poi inoltre, i sistemi auto-organizzati sono ordinati, non sono anarchici, perché hanno le microregole. Inoltre, non è vero che l'assenza di direzione significa perdere controllo, anzi, il controllo viene demandato alla periferia, mentre il centro fa una cosa drammaticamente più importante: definisce le direzioni, definisce le visioni, crea i valori e dà il supporto sostanzialmente al mantenimento dell'organizzazione. Quindi, sostanzialmente, un'organizzazione auto-organizzata vuol dire passare dalla mano d'opera alle menti d'opera ed avere dell'apprendimento continuo nella learning organization, una chiave fondamentale di orientamento verso l'esterno e verso il futuro.
Ecco, quello che ha detto è molto importante per la domanda successiva che avevo, cioè il ruolo del project manager nella gestione di un progetto in cui i team di lavoro applichino principi di auto-organizzazione. Ecco, in questa situazione, lei vede dei rischi e delle criticità, cioè ad esempio il fatto che il project manager rischia di perdere centralità o magari di delegare troppo, di perdere il controllo del progetto. Allora, intanto dobbiamo chiarire una cosa, che il potere non è una variabile come l'energia o la materia che è conservativa. Il potere è una variabile generativa, cioè può aumentare al centro, può aumentare in periferia, è come la conoscenza, può essere duplicata. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che non è vero che se noi decentriamo potere decisionale alla periferia che deve auto-organizzarsi, perdiamo potere al centro, anzi. Voi in genere capita questo, che più potere date alla periferia, più aumentate di reputazione e aumenta il vostro potere a livello centrale. In assoluto, se mi consente una semplificazione, io posso distinguere quattro casi di leadership. Il primo è che il campo non è bravo, non è riconosciuto, la situazione è un laissez-faire, ognuno fa quello che vuole e Dio per tutti. Un altro caso invece è che il campo è un capo che vuole comandare e quindi comanda e tutti gli altri sono subordinati. Un terzo caso è un caso invece molto bello, il capo è illuminato e, come dice la parola, to lead porta a condurre, conduce in propria destinazione. Ma il caso più avanzato è dove sostanzialmente il capo, anziché essere un conduttore alla meta, diventa un costruttore di contesti e i subordinati diventano dei self-leader. È chiaro che qui si passa dal controllo al presidio, cioè sostanzialmente cosa voglio dirvi? Voglio citarvi Mario Andretti, Il grande pilota della Ferrari. che diceva: se tutto è sotto controllo, vuol dire che stai andando piano. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che il controllo devono fargli gli addetti. È una visione ottocentesca, tayloristica, che il capo deve controllare l'operaio che non lavora. Perché ormai questo tipo di situazione, onestamente, è una situazione che non genera valore, ma genera conflitti sociali permanenti dentro la fabbrica. Voglio dirvi questo, che quindi, che non è vero che un project manager che attiva l'auto-organizzazione cambia, cioè perde potere, anzi, a mio parere, addirittura lo aumenta nella logica che dicevo io di potere come grandezza, diciamo, generativa. Ma addirittura può permettersi il lusso di dedicarsi alle cose più importanti, che è la direzione di merce, i nuovi business, le nuove attività. E infine voglio ricordarvi questo, che la leadership non è una nomination dall'alto, è un'election dal basso. Cioè i veri leader sono quelli riconosciuti, quindi un costruttore di contesti è sicuramente un leader che viene riconosciuto dal basso. Bene, grazie per queste indicazioni. Credo che molti dei nostri ascoltatori si riconosceranno in queste considerazioni e anche in questa figura del project manager che ha descritto. Ecco, siamo quasi alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Prima di chiudere, le vorrei proporre una piccola analisi situazionale. Tornando appunto sul tema del project manager, rispetto a un progetto caratterizzato da forte auto-organizzazione. Supponiamo che uno dei nostri ascoltatori sia proprio, uno dei PM che sta, gestendo un progetto complesso, in cui, i team di lavoro rispondono a delle sollecitazioni esterne con molta elasticità, grazie alla forte auto-organizzazione che li caratterizza. Ecco, quali sono i suggerimenti che può dare al nostro project manager per affrontare al meglio questo compito? E quali sono anche le skill, cioè sia intese come hard skill che come soft skill, delle quali, si suggerisce che il PM si debba attrezzare per, svolgere questo ruolo? Allora, io siccome il tempo è pochissimo, vorrei dare, se possibile, sette brevissimi suggerimenti. La prima, creare comunità di pratica. È l'unico modo sostanzialmente per far emergere la conoscenza e condividerla. Quindi le comunità di pratica sono un fatto fondamentale. Secondo, puntare sull'apprendimento continuo e quindi sostanzialmente sull'acquisizione di conoscenza basata sull'esperienza.
creazione di nuova conoscenza per combinazione e codificazione stessa della conoscenza. Il terzo suggerimento è lavorare su delle interfacce per integrare, perché siamo sempre organizzati per sottosistemi e quindi diciamo, le interfacce diventano fondamentali. Il quarto suggerimento che mi sento di dare è di lavorare sulla fiducia e sul riconoscimento reciproco delle competenze. Senza fiducia non c'è contesto, senza contesto secondo me non c'è progetto. Ecco. Quinto suggerimento, lavorare sia in logica emergente, bottom up che vi ho detto, ma anche con top down, cioè valgono comunque tutti gli strumenti, i VBS, gli RP, tutti i process engineering mix, eccetera. Ma bisogna lavorare molto anche sull'informale, ricordatevi che l'informale prepara il formale, sui sistemi quindi di generazione di conoscenza, eccetera. Sesto suggerimento, fare dei vincoli un'opportunità, può sembrare paradossale, ma il paradosso fa parte della nostra vita e quindi spesso i vincoli sono quelli che ci obbligano a innovare e poi alla fine, settimo suggerimento, non dimentichiamoci di lavorare sull'economia di ripetizione, cioè di fare leva su quello che abbiamo già imparato, sulle pratiche già note, perché comunque abbiamo bisogno di valorizzare quello che sappiamo già. Ecco, quali sono le hard e le soft skill? Sono tante e quindi io dico non sono mai a sufficienza, né le hard né le soft. Io ho 40 anni di laurea e non ho ancora terminato. Imparo sempre e auguro ad ogni project manager di imparare sempre. Ecco, le rubo giusto l'ultimo minuto per una domanda che era prima nella scaletta, ma recupero alla fine. Su una tematica che come PMI, anche come Branch Lombardia, stiamo portando avanti, che è quella dei progetti innovativi, in particolare di digital transformation. Ecco, l'approccio che lei ha descritto, quindi l'approccio di complessità e anche di auto-organizzazione, lo vede adeguato a progetti di digital transformation che sono sempre più... Io voglio essere onesto. La digital transformation è soprattutto dei modelli di business, ok? Sul piano del management, la digitalizzazione ovviamente impatta drasticamente su tutti i processi, però se devo essere sincero, non vedo delle grandi differenze. Cioè, quello che io vedo è che il digitale ha creato l'economia del digitale, cioè tutta una serie di business che non esistevano sono stati creati al digitale. Dopodiché i processi hanno bisogno sempre delle loro metodologie di mappature, di snellimento e di ovviamente ridefinizione dei, diciamo, riduzione degli sprechi, eccetera. Quello che la cosa va detto è questo, che anche nel digitale le dimensioni della complessità sono quattro, cioè la varietà, la variabilità, l'interdipendenza e l'incertezza. Quindi anche nel digitale abbiamo tutte queste, diciamo, variabili della complessità e quindi io rimango di questa idea che nei processi rimane fondamentale l'uso dell'esperienza per creare, diciamo, conoscenza, poi sostanzialmente la possibilità di ricombinazione, quindi di generazione ex novo di conoscenza, e dopo il tema della codificazione, perché tenete presente che moltissima conoscenza viene codificata ed è per questo che l'organizzazione è centrale, cioè la vera piattaforma della conoscenza è l'organizzazione e quindi i project manager devono fare dei loro gruppi di progetto la vera piattaforma vivente della crescita della conoscenza. Benissimo. Ringrazio molto il professor De Toni per il contributo, ringrazio e saluto chi ci ha ascoltato e a risentirci al prossimo episodio. E buona fortuna a tutti allora. Bene, siamo alla fine. Un grazie ai nostri ospiti di oggi e a risentirci al prossimo podcast, normalmente un'edizione al mese, ascoltabile tramite iTunes, SoundCloud o scaricabile come file dal sito PMI Northern Italy Chapter www.pmi-nic.org. Ricordate di mandarci il feedback di gradimento, istruzioni sempre sul sito del PMI NIC. Arrivederci candidamente!